fine della tesi, cioè qua se non abiti in Monte Rosa sei una sfigata. Ecco, quindi voi vedete, cioè, c'è comunque tutta quella diversificazione pazzesca, però tu compri, è vero, la fine della tesi, quando nel 2020 chissà come sarà Milano, e quindi chissà quanti plus aggiuntivi tu potrai avere, ma in una roba dove c'hai 10 km di parchi pista ciclabili, e dicevo a questa mia amica, tanto tu porti il fila pagando, è così tutti i sabati e le domeniche, c'è 10 km di pista ciclabile, c'è un parco dove ci sono 890 alberi nuovi piantati ed è già realizzato, quindi non è come questo qua di Porta Nuova dove ancora si deve... Ma costa 2000 euro al metro quadrato e non 7 di Monte Rosa. Esatto. E costa? No. Cioè, avevo una roba impressionante, undicesimo piano, attico, con terrazzo e tutto, cioè alla fine porti a casa con 570.000 euro. Cos'è quello che oggi a Milano con quelle cifre? Non compri niente. E magari compri in una casa dove c'è tutta roba fatiscente, cioè, quindi solo si sta modificando moltissimo. Probabilmente nel 2020, quando quella roba lì sarà finita, anche il tessuto milanese sarà talmente cambiato che Gallaratese è un'altra cosa. Ho comprato nel 2010 l'ufficio in Viale Certosa. Mia sorella ha comprato 4 anni dopo a Parco Vittoria, che è quel complesso nuovo che ha fatto Vittoria Assicurazione, no? Uno dei, permetto di dirlo adesso, ma magari uno dei pochi che al momento non ha problemi di infiltrazioni, ma quindi voglio dire, un investimento che ha tenuto. Lei ha pagato 6.000 euro al metro, io ho pagato 3.000 euro al metro, ok? A distanza di mezza via, la differenza è che nel mio condominio l'amministratore è scappato con la cassa. Ma veramente o la battuta? Giusto. Ok, allora quando facevo riferimento dicevo, ma ormai l'ho passata. I contenziosi più grossi ce li ho, gli amministratori che scappano con la cassa. Quindi i sfigati che comprano e ci smirano la caparra perché ci sono tutte le macchine, cioè ormai questo qua è il contenzioso della mia vita. Poi ci sono le robe belle, magari appunto la garanzia del cenare, queste cose qui. Ormai il contenzioso per chi fa l'immobiliare è principalmente al condominio, i soldi che mancano. Detto questo, ecco la Vittoria. Adesso poi sulla carta, per quello che ho visto, perché io ho guardato tutto quello che era collegato appunto alle vendite, in realtà sia la parte della fideiussione, perché avevo fatto questa apertura per collegarmi a Siena, perché cosa succede? Loro cosa hanno fatto come politica? Quella politica lì, vanno a rogito con una caparra vanno a preliminare con una caparra bassissima, e poi finanziano tutto loro. Cazzo, dai. Finanziano tutto loro e arrivano a prendere il saldo a rogito fra 2 anni, nel 2020, quando poi vengono la consegna. Quindi caparra consegnata dal notaio, non gli frega manco di avercela, perché sono talmente forti loro che si sono potuti permettere di fare il passo, di vendere sulla carta, mettendo una caparra che è veramente ridicola in mano al notaio, quindi garantita da fideiussione, ma anche dal fatto che può rimanere con le cose del notaio, e vanno a rogito quando consegnano e prendono l'80% del prezzo, 85 circa. Prenderanno? Sì. 15 di caparra. Che se ci pensate, in un periodo di 2 anni è una caparra. Perché costruiscono questa zecca. Non tantissimo, loro hanno fatto una bella cordata, ma la cosa secondo me più interessante che hanno fatto per poter essere così competitivi è che stanno vendendo un concetto di abitare, di social housing. Beh, che è Zuppi è un architetto, io conosco la famiglia, famoso a Milano, che sta prendendo molto piede anche queste cose. Però Cino Berlati c'è dietro, Cino Zuppi ha appena rifatto l'immobile della Lavazza a Torino. Comunque è un architetto che, voglio dire, c'è un concetto dietro, si vede che non è pensata e improvvisata, no. È un milanese perché conosco la famiglia, da tanto tempo. Però questi sono dati che per lei, che è molto, che è esperta del settore, le interessano. Quello che va a comprare non gli frega niente, cosa gli interessa? Cioè, che c'è una persona che ha pensato per loro, sì. Perché è una persona che sa le esigenze del consumatore. No, però qual è secondo me il segreto? Che la
perché io, ripeto, ho seguito Porta Nuova, ma penso che sia stato il progetto più bello oggi, con tutti i disastri che ci sono dietro, che io abbia mai seguito. Cioè ci sono dei concetti, delle personalità, dei personaggi dietro, un concetto milanese che è assolutamente all'avanguardia. Ma cos'è che è mancato? Il trade union, che fa la differenza oggi per il conflitto. Cioè, se tu sei convinto di comprare un posto perché ti stai affezionando e quindi quella sfera lì ti arriva dentro perché vado a far parte di un gruppo, ho il parco, i bambini saranno tranquilli, saranno sereni, lo demotiva, spinge anche dove uno non può arrivarci materialmente col denaro. Cos'è che hanno sbagliato a Porta Nuova? Perché poi non c'era, ma l'hanno messa sui numeri, li hanno cannati, hanno sbagliato i numeri, l'hanno messa solo sui numeri, quindi uno comprava, si era fatto il calcolo, si era fatto il calcolo di comprare a 10-11 mila euro al metro quadrato, con un prezzo di 35 euro al metro quadrato per le spese, che peccato, che non c'è la verità, se non c'è il fondo del Qatar, Porta Nuova, quanti erano? Era rimasto molto alla volta. Guardate che l'attico di Porta Nuova, la verità, il fondo del Qatar ha avuto una grande variante di Porta Nuova, mentre invece Cascina Velato non c'è un fondo del Qatar dietro. Allora, il fondo del Qatar ha avuto una grossa, un grosso impatto su Porta Nuova, ma anche screditato moltissimo alcuni aspetti di quell'operazione lì, che era un'operazione che chi ha comprato, soprattutto sulla prima onda, aveva comprato perché pensava che dietro non ci fosse la possibilità che vendessero al fondo del Qatar, ma c'era dietro, conosceva Catella, conosceva chi finanziava quell'operazione. Grazie, ragazzi. No, scusate, io poi mi faccio prendere a braccio, per cui se volete che la... se non vi interessa cosa vi racconto dell'altro, nel senso che cerco di darvi dati di quello che può essere oggi, gli scenari che si verificano e le problematiche per chi deve, immagino io, per quello che posso vedere io, poi mettersi sul mercato con delle cose che non sono più così semplici, quindi avere la capacità di premunirsi su quelli che sono gli inconvenienti. Ma ripeto, se la cosa è di vostro interesse, se no datemi voi l'input su quello che vi piace o che vi interessa di più. Quell'aspetto di emotivo spinge moltissimo.